con le mani della polizia penitenziaria. Gli operatori della polizia penitenziaria, assieme ai responsabili locali delle tre sigle sindacali che li rappresentano, si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla casa circondariale di Villa Fastigi a Pesaro. Dalle 10 fino alle 13, con bandiere, striscioni e fischietti d'ordinanza, hanno fatto sentire più alta la loro voce, che da tempo si alza sulle condizioni nelle quali sono costretti ad operare all'interno del carcere, condizioni che a più riprese e da diverso tempo ormai denunciano come esplosive, e soprattutto si sentono inascoltati dalla dirigenza penitenziaria e dai loro superiori. Sì, la situazione del carcere di Villa Fastigi, con tutti i poliziotti penitenziari qui a manifestare, perché la situazione è ormai ingestibile. All'interno dell'istituto penitenziario ormai la polizia penitenziaria non è più nelle condizioni di operare in maniera di sicurezza. Ma quali sono le criticità nello specifico che voi denunciate? Allora, le criticità in particolar modo sono quelle di una maggiore insicurezza a livello di lavoro degli operatori penitenziari. Inoltre vengono a meno le garanzie dei diritti degli stessi operatori, che sono costretti a turni di lavoro maggiormente massacranti a livello fisico, anche psichico, nonché in pratica vi sono state spontaneamente delle assenze proprio a livello psicofisico di malattie. Cosa chiedete come risposta, come alle vostre interpellanze? Noi chiediamo che sia il Dipartimento, che anche il PRAP, che noi siamo stati ultimamente unificati a quello dell'Emilia Romagna, chiediamo degli interventi, delle ispezioni, perché la realtà di Pesaro è diventata una realtà che è ingestibile e non c'è più voglia neanche di venire più a lavorare, perché siamo proprio sotto stress. La loro incolumità e quella della collettività è quanto più a loro sta a cuore, ed è per questo che oggi, sfidando il freddo, hanno manifestato non aumenti di stipendio o altro, ma solo chiedono di lavorare in condizioni di sicurezza, cosa che secondo loro nel carcere di Villa Fastigi è incompatibile con il sistema detentivo detto celle aperte e la sorveglianza attiva, per mancanza di infrastrutture e attrezzature. Lo dimostrerebbe il fatto che il 40% degli agenti è costretto ad assentarsi per stress lavorativo. Quando dei servitori dello Stato sono costretti a scendere in piazza e a manifestare contro lo Stato perché si sentono abbandonati, questo Stato ha fallito. Quindi noi ci rivolgiamo al governo Gentiloni e al ministro Orlando perché finalmente dia ascolto ai rappresentanti dello Stato, che non chiedono miglioramenti economici ma chiedono l'attenzione nei confronti di chi ogni giorno, ogni notte serve lo Stato, è vicino ai cittadini e svolge una funzione importantissima per la sicurezza della nostra nazione e di tutti i cittadini, perché la sicurezza dell'Italia si svolge anche all'interno di questi carceri.